L'Argentina in paese, ah, era molto più piccolo. Sì, mio papà, cioè questo dove siamo qui l'ha creato mio padre e mia mamma. Quindi stavamo spiegando la storia del rosato. Allora, nel Leccese, nel sud Leccese o comunque in queste zone qui, c'era una grande concentrazione di uva e perciò anche di vino e di vinificatori, di piccoli vinificatori che si creavano il loro vino a casa. Siccome le attrezzature erano quelle che erano, avevano l'usanza di farlo fermentare un giorno e tirarlo subito dentro i torchi. I torchi sono quello lì che ora è dismesso lì è di veduta, però i torchi sono quelli lì. Tu tirandolo subito, perciò separando il liquido dal solido subito, non avrai mai un vino rosso, avrai un vino più simile al rosato. E allora si è la cosiddetta lacrima, loro la consideravano la lacrima. Infatti se parli con mio nonno, con persone anziane, però anche più giovani, sono affezionati a questo tipo di vino, la lacrima, che è sta rosato. Andando sparendo comunque. Cioè il vino anche fatto lei in è casa. Affezionata alla lacrima. Sì. Una lacrima sul vino. Sì, perché non è un vino rosso, ma non è proprio totalmente rosato, cioè è una via di mezzo. È un vino però molto meno aspro, perché appunto è stato pochissimo a contatto con i vinaccioli, come vi dicevo prima. È un vino che può essere anche, veniva bevuto anche fresco, come i rosati nostri. Quella è la tradizione, cioè i rosati vengono fatti d'uva rossa. Non perché? Perché quel rosa sono le antocianine che nell'uva bianca non esistono. Cioè tu non puoi mischiare uva rossa e uva bianca, sarebbe facile. Il rosato invece è una tipologia di uva molto 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 più delicata, sia di un rosso che di un bianco. Perché? Perché devi stare attento ai tipi di pressatura, perché sennò ti esce un vino rosso se sta a contatto troppo tempo. I profumi devono essere quelli dell'uva bianca, cioè di un vino bianco, però da uve che non sono bianche, perciò da uve rosse. Bisogna avere cura. Ecco, molte quindi cure. Si può dire che è superiore il rosato? Il rosato è una tipologia di vino a sé. Però ha più di pregio, mi pare di capire. È più strutturato di un bianco, perché viene fatto da uve rosse. È meno strutturato di un rosso perché sta poco a contatto con le bucce. Il rosso è più corposo. È una via di mezzo. E loro dicevano di farlo appunto, no? Di fare questa via di mezzo. Sarebbe stato facile, però no, è più bello in questo modo, perché se io devo bere una bottiglia di rosato, come si beveva una bottiglia di novello una volta, no? Ora è andato sparendo il novello. Perché? Perché comunque con le nuove biotecnologie si ha un vino pronto per la bottiglia già ai primi di dicembre, per le varie stabilizzazioni che si fanno. Perciò il novello non ha più diritto di esistere. Poi sono state fatte anche delle campagne contro il novello, perché il novello, quando veniva fatto come novello, perciò con buttando dentro tanta CO2 che estraeva quel colore violaceo e tanti profumi anche particolari, aveva un suo perché, no? Aveva la sua storia, aveva tutto quello che volevi. Quando ci sono stati colleghi miei che hanno fatto hanno unito le biotecnologie moderne e hanno scritto novello perché la moda era del novello, è andato sparendo, perché il consumatore medio sa che non è novello. E se si fa lo stesso sbaglio col rosato, andrà sparendo anche il rosato, cioè, arrivando qui. C'è lo sbaglio di chiamare rosato un rosato che non è. Sì. Vabbè, fino a qualche anno fa è un però falso. Il rosato si faceva mischiando il vino rosso. Io spero di no. Qualche anno fa c'erano diverse cantine, però adesso è più, la cosa è cambiata. Io spero di no perché di fare il blend. Io spero di no. Cioè, è vero che il rosato adesso c'è un grande revival del rosato. Però cioè se facevano un blend tra uva bianca e uva rossa non era rosato, cioè, certo. Io la vedrei più come una frode, non... però era una cosa che veniva, sì, ma non credo che lo dicesse così no, certo. A tutti.